Allora, Sergio, Herbert, Biagio e Giovanni, venite. Cioè, la scuola, allora, mi chiamate a me a fare scuola. Vi do ovviamente dei ruoli. Sergio è il preside. Sergio è il preside. Herbert è un allievo. Giovanni è un papà e Biagio è un professore di italiano. Immaginate. Allora, professore, lei si metta qua di fianco al preside. Io? Professori. Ti sei ancora immedesimato. Esatto. Vi ricordo come funziona questo gioco. Siamo già seduti? Sì. Io vi do una trama, voi la dovrete portare avanti, cominciando però il vostro intervento sempre con la lettera che di volta in volta io vi darò. Va bene? Allora, la trama è questa. Tu, Herbert, sei un allievo eccellente. Ah, è un film di fantascienza. Ho capito. Preso 10 in tutte le materie, sei il pupillo di Biagio, il tuo professore di italiano. Bravissimo. Professore. Tuo padre Giovanni però non è contento della tua pagella. È analfabeta lui. Ha paura che ti venga affibbiata la nomea di Secchione, perciò va a protestare da Sergio, il preside della scuola, per convincerlo ad abbassarti i voti. Addirittura, non si è mai visto nella storia. È vergognosa. Va bene, allora, siete pronti? Sì, siamo pronti. Io comincerei proprio dal papà che si presenta in presidenza con questa rimostranza. Ah, adesso mi dovete dire perché a mio figlio gli avete messo questi voti qua. Adesso me lo dovete dire, presidente. Adesso. B. Bisogna vedere la situazione. Intanto si calma il sangue, che non è caldo. Casomai sarà il professore a dire perché. C. Certamente ho stato io. Mamma mia. Italiano. Ho stato io. Professore italiano. Ho stato. Mamma mia. Ho stato io. Perché? Sono stato. Ah, tu sei stato. No. Certamente è stato il De Mattini. No. Il mio pullino. Chi è quello? Il suo pupillo. Il pupillo. Il pupillo. Voce del bel pupillo. Falla bene. La pupilla. Ma no. Il pupillo è bravo. È bravo. D. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100. Sono bravo. Tutte le tabelline a memoria. 10. Sono secchione. Così può iniziare. È così che lo vorrei a mio figlio, ignorante come voi, professore. È proprio così che lo vorrei. No, non un secchione. F. Finalmente uno che dice una cosa sensata. Professore, perché ha messo 10 a questo ragazzo? G. Guarda. Mi dia del lei intanto. Guarda. Lei guarda, no? Lei guarda, no, è ciascuno le lente, non guarda. È il professore italiano questo. Non guarda, occhiale, è lei guarda. Guarda. Ho messo il 10. Ma chi l'ha assunta? Chi l'ha assunta lei? Chi l'ha assunta? In questo istituto. Assunta. Ma scusi, perché io giustamente quello è secchione come professore. Io segno Tagliano da Tagliano. Prof, si dice insegno, poi c'è il verbo insegnare. Ah, vedi. 10. 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bravo, 10. H. Hegel. Cosa diceva Hegel? Questo nostro filosofo. Papà, cosa diceva? Tu avresti dovuto leggere Hegel. Come le capi? Io lo schifo a morte a questo. Io lo schifo per mano di leggerlo. Io non lo volevo come figlio. Io lo vorrei ripudiare. Io ti schifo. L. La capisco perché lo schifo pure io. Ma che scuola è questa? Questo è il prese, quest'altro è il professore. Ma ho un banchettone allucinante. Vabbè, è secchione, che fa? Professore, studiare. M. Ma il ragazzo è un secchione. No. È secchione. Si vede pure il papà, sarà avrà preso al papà. N. Napoli, questa bellissima città che si affaccia sul Mar Tirreno. Ha avuto tantissimi poeti, papà, tu li dovresti conoscere. Stai calmo. In famiglia mia non è mai successo che uno ha preso 10. Sempre 2, 1, 2. Vabbè, ci arrangiavamo sul 2 all'1. Va bene, dobbiamo abbassare la media.
Ovviamente dico, cercheremo di abbassare la media, perché sinceramente fa fare brutta figura al resto della classe. Professore me ne ha parlato. Professore, lei che ne pensa di questa situazione? Si può abbassare la media sto ragazzo? Undici gli metterei, undici gli devo mettere. V, Leonardo da Vinci. Con la V, Leonardo. Questo grande genio che ha dipinto la Gioconda, ha inventato l'elicottero. Papà, 10 grazie. Z. Sozzeria di uomo. Zaratustra, cosa Zaratustra diceva? È che devi morire, diceva Zaratustra. Oggi devi morire. È finito? Quindi, sì, prego. Su campanella. È di creazione. Ricreazione. Stasera tutto è possibile. Sono con noi, ma lavorano per noi. Tu sei un bravo ragazzo, conosci la famiglia tua. Non fare questa non vita di rubando, me, no. Che ti acchiappa, prima o poi ti acchiappa. Ma lo sta rubando! Non sta rubando! Cru. Ma Cru non è il nome. C'è scritto lì. No, ma ero capito, ma è la squadra Cru che lavora per noi. Non devi più rubare. A me, no. Ma vieni a lavorare con Biagio Izzi, ti prendo a lavorare Biagio. Non la fa chiusa. Ti facciamo guadagnare. Vieni qua. La nostra squadra. Ringraziamo i nostri tecnici, i macchinisti e tutto lo staff tecnico che ci consente di andare in onda.